Amici carissimi rossoneri, dopo tanto tempo il Milan è riuscito a tornare alla vittoria in casa, vittoria che mancava col Cagliari, facendolo contro la Fiorentina, disputando un grandissimo primo tempo a grandi ritmi, dove siamo andati in vantaggio con Kuzka, il pareggio di Kalinic e la rete di De Lufeu, la prima con la formazione rossonera. Un grandissimo gol che ci ha permesso di vincere la partita. Nel secondo tempo la squadra rossonera ha controllato il match ed è stato bellissimo tornare a vincere dopo tanto tempo. Ho visto un ottimo Milan nel primo tempo, soprattutto. Anche se nel secondo tempo ci siamo difesi bene. Abbiamo tenuto il baricentro abbastanza basso e non abbiamo mai permesso alla Fiorentina di offenderci nella nostra area. Donnarumma ha fatto un'ottima partita, anche se non ha fatto delle grandissime parate. Noi c'è da dire che abbiamo anche preso un palo con Pasalic e quindi credo che la vittoria l'abbiamo meritata e come, insomma, non penso che abbiamo rubato niente durante la partita. E dobbiamo continuare di questo passo e di questo passo si vedranno grandissimi risultati, secondo me. Mi aspetto ulteriori buone verifiche nella prossima partita, che non sarà facile, però se andiamo avanti così sicuramente un posto per l'Europa lo prenderemo. Spero che continuiamo di questo passo, magari migliorando anche un po' nel secondo tempo, perché siamo stati un po' troppo passivi nella ripresa, abbiamo cingischiato un po' troppo, però va bene così, l'importante era portare a casa questi 3 punti che ci danno una boccata d'ossigeno nel nostro cammino che ci porterà forse all'Europa League. Un abbraccio a tutti i tifosi rossoneri. E ancora, ciao a tutti e un saluto ad Andrea Tavaglione, che è una vita che non sento, ma che comunque spero di sentire, anche perché. Ok, un abbraccio a tutti voi e vi saluto tanto, saluto anche Mirko Giorgi, tutti gli altri milanisti, Mattia Osa, tutti gli altri, insomma. Ciao ciao!